Dopo una lunga e minuziosa ricerca sulle sue origini, Ron, Rosalino Cellammare, ritrova i suoi parenti di Trani. L'artista conosce così finalmente le procugine, per parte di madre, Marta Bassi e Anna Maria Lorusso. Credo che poi andando avanti nella vita, almeno per me, insomma, è importante veramente trovare una radice. Ecco, una radice che poi ha seminato altre radici. Perché i miei parenti sono tanti anche a Milano, per esempio, no? Perché mio nonno poi andò a Milano e cominciò la sua vita. E per cui sarà una festa che farò anche su insieme ai miei parenti milanesi, insomma, che sono tutti Cellammare. Siamo veramente contenti oggi di avere Ron qui a Trani, lo siamo ancora di più perché ci piace anche questo grande messaggio che lancia, visto che è un artista e parla con le sue canzoni, anzi le sue poesie, come l'ha definito una sua fan poco fa, mi sembra anche in maniera più giusta, perché il tema anche delle proprie radici credo che sia assolutamente fondamentale. Bello andare alla ricerca delle proprie radici, fermarsi nella vita a un certo punto, che siamo sempre presi, no, dalla velocità con cui facciamo tutto, invece fermarci e capire che abbiamo le nostre radici. L'incontro è il frutto del lavoro e dell'impegno di un dipendente comunale di Trani in pensione con la passione per le discendenti, ascendenti e dinastie. Pasquale Palone così ha disegnato l'albero genealogico spulciando archivi e vecchi faldoni. Il cognome di Ron è cambiato nel tempo, passando da Cellamaro del 1726 a quello attuale. Il momento si è trasformato in una festa e un'altra è in programma naturalmente a Trani per il 13 agosto, quando il cantautore compirà 70 anni. Oh, che notte stanotte, piccola anima mia, ma prima che volevo.